parola a Bacchi, Cristiano Alla. Poi la Dolfi e il suo figlio. E abbiamo concluso il parterre notevole degli interventi. Grazie. Grazie Francesco. Oggi in Italia 1000 imprese chiudono ogni giorno, se 12 milioni di famiglie italiane non arrivano a fine mese, se ci sono 6,2 milioni di italiani che fanno letteralmente la fame, se il 40% dei giovani al di sotto dei 30 anni sono disoccupati o inoccupati e costretti a vivere nell'abitazione dei genitori. Non saremo qui se non c'è una realtà di emergenza nazionale. Dobbiamo comprendere innanzitutto le cause profonde di questa realtà e sono nell'ordine quella che enfaticamente viene definita la finanziarizzazione dell'economia, che più prosaicamente corrisponde al fatto che nel mondo c'è un ammontare di titoli derivati pari a 787 mila miliardi di dollari, 12 volte il PIL mondiale, ed è carta straccia a meno che non riesca a riciclarsi mettendo le mani sulle imprese, sull'economia reale. La nostra crisi risiede nel fatto che siamo legati all'euro. Che cosa significa? Che per disporre della moneta siamo costretti a indebitarci. E oggi noi seguiamo l'illusione che si possa ripianare il debito contraendo nuovo debito, ed è un suicidio. Il nostro male si chiama il Fiscal Compact, un trattato internazionale che ci obbliga a ridurre la spesa pubblica di circa 45 mila miliardi di euro all'anno, 45 miliardi di euro all'anno per i prossimi 20 anni, per raggiungere un rapporto del 70% tra il debito pubblico e il PIL. Poi sicuramente abbiamo all'interno di casa nostra il problema del costo dello Stato, è stato menzionato da Gianni la cifra di 840 miliardi di euro che sono più della metà del PIL e che portano a più alto livello di tassazione in Europa e che inevitabilmente poi fanno sì che le nostre imprese siano costrette o a chiudere o a delocalizzare o a suicidarsi. Questa realtà presenta oggi di fronte a noi due scenari, non tre, due scenari. Il primo è quello che si ispira al globalismo, all'ideologia del globalismo, alla dittatura della finanza e che mette al centro la moneta, le banche e i mercati, mentre sul piano valoriale mette al centro l'ideologia del relativismo e si traduce nella dittatura del multiculturalismo. Sull'altro versante c'è un'altra proposta, che è quella del localismo, che mette al centro la persona, la famiglia naturale, la comunità locale e la realtà di chi ha a cuore la salvaguardia dei propri valori, della propria identità e della propria civiltà. Sono due visioni del mondo che oggi si presentano come antitetiche e noi dobbiamo decidere da che parte stare. Sul piano interno, noi oggi stiamo assistendo alla moria dei partiti. I partiti stanno morendo in Italia,
dopo essersi spogliati a partire dal crollo del muro di Berlino dalle ideologie e successivamente perdendo la propria identità e finendo per appiattirsi nella mercificazione del potere, concedendo che la finalità del potere sia la conquista di denaro, di poltrone, costi quel che costi, fino ad arrivare alla edizione attuale di un governo dove il consociativismo imperversa e dove ormai parlare di destra, di centro e di sinistra, facendo riferimento alla realtà dei partiti che ci governano, diventa sempre più velleitario. I partiti falliscono anche perché hanno creato delle strutture onerosissime. Due lunedì fa, in un'intervista al Corriere della Sera, uno degli amministratori del PDL ha detto, senza giri di parole, che nelle casse del PDL non c'è un centesimo. Il Partito Democratico non potrebbe sopravvivere senza i rimborsi elettorali. I partiti falliscono essenzialmente perché la logica con cui finora si sono proposti, e cioè presentarsi agli elettori con un programma, facendo delle promesse, per chiedere in cambio il voto e una volta conquistato il potere, ridistribuire parte del potere attraverso delle agevolazioni, attraverso dei favori, questo sistema non funziona più, perché oggi gli italiani non hanno bisogno di favori, hanno bisogno del pane, hanno bisogno del lavoro, hanno bisogno di occupazione, hanno bisogno di denaro. Giustamente la Confindustria ha chiarito che ciò che serve al rilancio delle imprese è innanzitutto la restituzione dei crediti che la pubblica amministrazione deve alle imprese, debiti stimati di 130 miliardi di euro. Questi soldi lo Stato non ce li ha e non li potrà mai restituire perché non potrebbe indebitarsi ulteriormente di questa cifra emettendo titoli di Stato, che sono titoli di debito. Ecco perché ci troviamo in un vicolo cieco, dove oggi l'impegno nella politica deve corrispondere alla capacità di dare una risposta concreta a questi problemi reali delle imprese e dei cittadini, perché diversamente non saremmo credibili. Io immagino che quello che noi definiamo, facendo riferimento ad un passato, come centrodestra, e che io concepisco come coloro che mettono al centro la dimensione spirituale della modernità, il nostro essere persone depositarie di valori non negoziabili alla vita, alla dignità e alla libertà, la concezione che la famiglia sia una famiglia naturale, il nostro amore per i nostri figli, il nostro concepirci come comunità formata da uomini e donne liberi, il nostro attaccamento a dei valori non negoziabili, il nostro fare riferimento a delle regole che si sostanziano non solo di diritti ma soprattutto di doveri, e il concepire che il bene comune sia il traguardo a cui ambire. Immagino che questo percorso oggi possa essere espletato non da un singolo partito, perché la logica del partito non potrà mai dare una risposta concreta al problema reale degli italiani, delle imprese, dei cittadini, ma un movimento che riesca a mettere insieme tutti coloro che condividono questi valori e che perseguono questi obiettivi, un movimento che, riprendendo uno slogan
che è presente nella destra da sempre probabilmente, uno slogan che recita prima gli italiani, dove prima gli italiani significa che gli italiani devono venire prima dell'euro, gli italiani devono venire prima delle banche, gli italiani devono venire prima dei mercati, ma anche prima degli immigrati, prima delle moschee. Accolgo la proposta di Francesco Storace di una costituente che però parta dalle idee, dalla chiarezza delle idee, ha presentato un'esperienza importante e partire dalla realtà concreta, perché è solo facendo riferimento a questa realtà che noi potremo in modo credibile e autorevole riuscire a convincere gli italiani a non continuare a boicottare le urne. Oggi gli italiani sono totalmente disaffezionati nei confronti della politica. I partiti oramai da un decennio sono all'ultimissimo posto nell'indice di gradimento delle istituzioni. Questo indice di gradimento, l'ultimo sondaggio che è stato fatto in riferimento ai partiti, è pari al 3%. Dobbiamo ridare agli italiani fiducia e speranza, mettendoci, calandoci dei problemi reali degli italiani e offrendo delle soluzioni che realisticamente, ma anche odando, anche volando alto, anche spiegando agli italiani perché il riscatto della nostra sovranità monetaria non è una follia, non è un suicidio, ma una necessità ed un sano realismo, solo in questo modo insieme ce la faremo. Ringraziamo Mario Roland e la parola a Antonio Portillo. Poi Mario Roland. Lamberti è l'unico che ha tenuto meno al secondo nome che ha designato questa platea fino adesso. Noi abbiamo rispettato l'ordine, lo dico come appunto come monito per la costituente, lo dico, no? Perché